Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Paladante di Sesto per assistere alla 21ª giornata del campionato di Serie B. Girone è in scena, la sfida tra la Mediterranea Cagliari e l'History Roma 3Z agli ordini delle signore. Oggi una terna tutta in rosa, tutta al femminile, con Zavanelli Valentina della sezione di Parma che è il primo arbitro, il secondo è la signora De Giorgi Olga della sezione di Modena. Al cronometro c'è la signora Orgiu Serena della sezione di Cagliari. Schierate le formazioni, arriva il saluto con il fischio. Adesso le formazioni scelte dai due tecnici, ricordiamo Eder Ruffine per la Mediterranea e Simone Zaccardi per la History Roma. Partiamo subito con il quintetto della Med che parte con Ferraro tra i pali con la maglia numero 1, con la maglia numero 10 il capitano Matteo Arraiz, con la maglia numero 13 Raffigna, con la maglia numero 22 Porru. E poi vediamo il quinto che entrerà in campo, dovrebbe essere con la maglia numero 3 Simone Casu, ed è così, risponde l'History con Messina con la maglia numero 29, con la 10 Biasini, con la 11 Carlettino, con la maglia numero 5 Filipponi e con la maglia numero 24 Abo Arab Sami. Questo il quintetto della formazione ospite, che si presenta con un completo verde fluo, interamente verde fluo, maglia, pantaloncino e calza. Risponde la Med con il suo classico colore rosso, con pantaloncino bianco e calza bianco-rossa. Tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio di gara che è d'inizio, che arriva in questo momento. Primo possesso gestito dalla formazione ospite. Un saluto naturalmente da Alessandro Carta per la telecronaca, Andrea Farris per le immagini e la parte tecnica di questa giornata dedicata al campionato di Serie B. Punti importanti in palio sia per la formazione allenata da Eder Ruffine, che siede in panchina come allenatore, non come giocatore, per un problema ormai che si porta dietro da parecchie settimane, problema fisico. Sarebbe stato comunque un ulteriore valore aggiunto per la formazione cagliaritana. Mentre arriva anche il primo fallo, c'è il contatto, Biasini colpisce il numero 22 Daniele Porru, primo calcio di punizione, primo fallo cumulativo per la formazione ospite. Mentre ricordiamo che fuori per la Med in panchina c'è anche Zerrenato, arrivato da qualche settimana in Sardegna, decisivo già nello scontro diretto, nello derby giocato proprio qui sul parquet di Sestu contro la Jasnagora, con il gol del definitivo sorpasso. Mentre adesso l'imbucata, c'è l'errore in fase difensiva da parte di Porru, gli scivola dietro le spalle il diretto avversario, vale a dire Tiziano Biasini. Palla calciata male da Biasini, recuperata da Ferraro che mette subito in movimento Raffigna. Arriva il controllo di Arraiz, uno dei giocatori più prolifici della propria squadra. Adesso c'è il contatto con la conclusione di Porru, ma c'è anche il primo fallo da parte del numero 22 in maglia biancorossa. Adesso si riparte con Filipponi, lo scarico all'indietro ancora per Abo, il controllo con la destra, calcia in profondità, arriva l'intervento di Casu, poi Porru non controlla subito il pallone, lo fa scivolare in rimessa laterale quasi al limite dell'area di rigore, o meglio proprio al limite dell'area di rigore della Mediterranea, zona pericolosa. Pallone all'indietro con la conclusione deviata da Raffigna, che termina ancora in rimessa laterale più o meno alla stessa altezza ma dalla parte opposta del campo. Ancora la conclusione, Raffigna ribatte, poi il pallone giocato all'interno della di rigore, Ferraro respinge in quasi in Biger, quasi un gesto pallavolistico, così devia far terminare la palla in rimessa laterale. Lo stesso Filipponi che si appresta a battere la ripresa del gioco, movimento, il pallonetto per il sinistro al volo del numero 11 Carlettino, che calcia bene con potenza, ma è sbagliata soltanto la mira che termina alta sopra la traversa, difesa da Ciccio Ferraro che rimette subito in movimento Raffigna. Il tocco per Porru intercettato ancora Ferraro con le mani contro il movimento di Porru,
va in profondità a Rice, lancio lungo, c'è l'intervento di testa nella zona centrale del campo, poi Porru gestisce molto bene il pallone servendo all'indietro ancora a caso la finta del giocatore ormai storico della Med, adesso ancora Rice che viene fermato, c'è la ripartenza con l'Istri ma intercetta e capisce tutto Casu, poi c'è l'intervento in fase difensiva di Biasini, palla deviata ancora in rimessa laterale, 18 minuti 3 secondi sul cronometro da giocare, 0-0 ancora il parziale qui alla Paladanti di Sestu tra Mediterranea, Cagliari e Istori Roma, punti importantissimi come dicevo in precedenza per entrambe le formazioni, sesto posto per la formazione laziale con 29 punti in classifica, undicesimo posto con 9 punti in classifica per la formazione padrona di casa che ha necessità di una boccata di ossigeno, ha necessità ovviamente di punti importanti per la classifica per provare a galleggiare e cercare di rimanere agganciata al treno che poi potrebbe portare comunque alla zona playout o alla salvezza. Ancora Filipponi, uno contro uno, palla tra le linee, la palla di ritorno, poi può ripartire a Rice, uno contro uno, ancora Rice, la finta arriva a Porru con anzi Fois che ha preso il posto di Porru, è arrivato a rimorchio, non è riuscito a calciare in porta, adesso laterale ancora con Rice, palla messa fuori per Rafinha, il controllo, cerca il dribbling Rafinha, scivola il diretto avversario, ancora Rafinha mette a terra un altro avversario in scivolata, vale a dire Tiziano Biasini che poi è lui a sporcare la conclusione di Rafinha con palla deviata in calcio d'angolo. Non è messo fuori, la conclusione di Arraiz, c'è la deviazione di Fois sotto misura con il pallone che non inquadra la porta. Dentro anche Anselmo Sanna, ma soprattutto dentro Zerrenato con la maglia numero 37. Adesso c'è la ripartenza ancora della Med, c'è l'intervento su Fois che viene fermato, poi Rafinha, il contatto, c'è il fallo secondo la direttrice di gara, la signora De Giorgi Olga della sezione di Modena, dalla parte della, non delle panchine, la parte delle panchine ovviamente la occupa la signora Zavanelli Valentina della sezione di Parma. Calcio e punizione, secondo fallo cumulativo commesso dalla Mediterranea, dispone la barriera. Dispone la barriera Ferraro, due uomini. C'è la finta, Ferraro accorcia la distanza, c'è la conclusione, palla. Palla che passa. Per fortuna sua e della Med, non trova nessuna deviazione, ancora pallone lungo, Zerrenato fa sportellate in fase offensiva con il numero 28 di Tata. Ancora l'Istori in posto palla, riceve di Tata prestato da Rafinha, c'è il pallone calciato male che termina in rimessa laterale. Ancora Fois dalla parte opposta, c'è Rafinha uno contro uno contro il numero 16 Cicciotti. Ancora Rafinha si accentra, palla dentro per Zerrenato, spalla alla porta, la sponda di Zerrenato, poi palla che rimane ancora là, Zerrenato cerca il contrasto, pallone calciato in profondità, c'è il controllo di Giubilei con il petto, pallone però che non rimane all'interno del rettangolo di gioco, si riparte ancora con Rafinha, Zerrenato di prima intenzione con l'attacco per Pippo Fois, fermato ancora in rimessa laterale. Vengono richiamati Zerrenato e il numero 28 Davide Di Tata.
Rafinha, palla dentro ancora per Zerenato, spara la porta, c'è il raddoppio Zerenato, pallone che rimane là, ancora Rafinha, poi Zerenato viene anticipato ancora in rimessa laterale già effettuata da Foyce per Sanna, il controllo, palla dentro per Zerenato, contromovimento, può ripartire l'Istori Roma ancora con ditata, palla sporcata al suo lancio lungo di Ferraro per Zerenato che non va in profondità, mentre adesso sbaglia il cambio Lamed lasciando libera la fase difensiva, l'uscita di Rafinha per l'ingresso di Arraiz, ma scoperta proprio la zona centrale nella fase difensiva della Mediterranea. Ancora 0-0, Cicciotti si libera di Tata, la conclusione, anzi di Messina, non di Ditata, conclusione precisa, tesa della classe 2002 con il pallone che scivola sul fondo a pochi però centimetri dal palo della porta difesa da Ferraro. Ancora Sanna, c'è l'intervento di Messina in pressing, Sanna sul punto di battuta, già effettuata la rimessa laterale, adesso a Reis per Zerenato, la mette giù, c'è il pressing di Ditata che lo ferma ancora il fallo laterale. Adesso Foyce, giro palla ancora per Arraiz, c'è Sanna vicino che riceve, mantiene il suo palla ancora Sanna, pallone giocato per Foyce che viene fermato, l'ultimo tocco è del numero 4 Cerchiari. Il capitano della History Roma, uno dei giocatori più grandi dell'organico, classe 94. Adesso Ditata, un altro 2002, ci sono tre 2002 nell'organico dell'History Roma, c'è anche un 2001. Adesso conclusione di Arraiz, deviata ancora in rimessa laterale. Sanna dentro per Zerenato, poi arriva Arraiz in chiusura, c'è il fallo di Messina. Si può ripartire ancora con il posto palla per la Mediterranea, Foyce di prima intenzione, Zerenato protegge lui il pallone, ancora Zerenato si gira col sinistro, inquadra quasi la porta, palla che termina sul fondo, adesso rilancio lungo, Ferraro in ritardo al limite della propria area di rigore, cerca comunque il pallone, colpisce il numero 29 Messina, per la sua fortuna il palloretto termina sul fondo, si riparte ancora con Rafinha per Casu di prima intenzione per Zerenato, pallone però toccato in malo modo da Casu che poi viene saltato ancora da Messina, palla in diagonale dove c'è il gol del capitano Cerchiari, un gol creato dall'ottima giocata di Alberto Messina per il gol dell'1-0. Dopo 5 minuti 47 secondi la sblocca Cerchiari, adesso rimessa laterale già effettuata con Rafinha, il controllo di Arraiz, ancora Arraiz di nuovo contro uno, Rafinha cerca lo spunto, ancora Rafinha calcia con il pallone che non aveva superato la linea della rimessa laterale, c'è la ripartenza con Filipponi che sbaglia il tocco, adesso rilancio lungo, adesso Zerenato, c'è il tocco, il gol, perché c'è la deviazione di Zerenato e poi quella di Abo, il gol è in concomitanza tra Ferraro con il rilancio con le mani e Zerenato che la spizza di testa, arriva subito il pari per la Mediterranea.
alla Palada dei Sestu, 13 minuti 35 secondi ancora da giocare. Indecisione dell'estremo difensore Abo, è rimasto probabilmente troppo vicino alla linea di porta, avrebbe dovuto accorciare per disturbare o comunque mettere pressione a Zerrenato su un pallone lungo che ha scavalcato il centrale difensivo della formazione laziale ed è arrivata proprio sulla testa di un giocatore troppo esperto come Zerrenato. Adesso Casu mantiene il posto palla, ancora Casu all'indietro per Arraiz, pallone giocato in profondità, Zerrenato col petto viene affrontato e fermato, poi l'ultimo tocco è di Arraiz in rimessa laterale. Adesso palla ancora in profondità, ancora in diagonale, problema questo delle diagonali troppo aperte per la Mediterranea che sta soffrendo. Adesso fuori a Rice, dentro Porru, Ferraro lo scarico corto per Rafinha, dentro per Zerrenato, mette giù la palla, la protegge, il pallone sotto la pianta del piede, quindi difficile comunque da difendere. Adesso la conclusione ancora di Casu, Casu per Porru, ancora Casu, si cerca ancora Zerrenato, spalla alla porta, la protegge, deve scaricare, arriva per Rafinha col sinistro. La conclusione sull'asse è tutta carioca, tutta brasiliana. Zerrenato con Rafinha, conclusione con il sinistro, con inquadra la porta. Adesso fuori Zerrenato per rifiatare, dentro Versace. Minutaggio anche per l'ex bomber del quartiere Marina, per tanti anni in forza la formazione cagliaritana. Adesso Rafinha dalla parte opposta proprio per Versace, preso in controtempo, pallone troppo lungo. Filipponi lo scarico, va in profondità il numero 10 Biasini, adesso palla dentro per Filipponi che anticipa tutti, anticipa soprattutto Porru che se lo perde e anticipa la possibile uscita di Ferraro, incrociando con il pallone che termina ancora sul fondo. Rafinha di prima intenzione per Sanna, il controllo dell'ex giocatore di Basilea e Cagliari, calcio a 5 ma anche dell'Oristano, visto che è considerato che lui è proprio di Oristano. Adesso la giocata di Versace al volo con il pallone messo in condizioni precarie proprio sul primo palo, arriva la deviazione di Abbo in calcio d'angolo, ancora pallone per Versace, la sponda, poi pallone messo in mezzo dove non ci può arrivare Porru. Adesso rilancio lungo, c'è l'aggancio con il pallone recuperato ancora dalla Med con Porru che la spedisce in rimessa laterale, mentre si era già rialzato il numero 17 Pirrocco. Palla restituita da Filipponi nella metà campo avversaria, proprio vicino all'area difesa da Ferraro. Adesso col destro rilancio lungo, morbido, però troppo alto per Versace. Non ci può arrivare il numero 20 della Med. Si riparte ancora con Filipponi. Sempre Filipponi, il tocco e il controllo con l'apertura del gioco. Adesso dalla parte opposta dove c'è Messina, l'autore dell'assist del gol del momentaneo 1-0, adesso di testa prova la girata ancora Biasini, palla che termina ancora sul fondo, palla dentro, Rafinha viene fermato, c'è il colpo di tacco ancora Rafinha, c'è la conclusione, non viene fischiato il fallo contro Rafinha, si rialza Messina.
l'ha messa sul secondo palo, dove Biasini però non può intervenire. Adesso ancora Ferraro con le mani, il movimento del numero 2 Tronci. Calcio punizione in favore dell'Istori per l'infrazione di 4 secondi. Come sta dall'estremo difensore Ferraro. Due uomini in barriera a copertura di un palo a fianco Ferraro, a fianco a Ferraro. Mentre c'è la conclusione deviata con il gol, conclusione deviata da Anselmo Sanna, arriva l'autorrete, conclusione che non avrebbe avuto probabilmente esito positivo. Si parte dal centro di campo, adesso lancio lungo a Rice, prova il destro al volo, non riesce ad impattare il pallone, rilancio lungo, Ferraro con i pugni, inserisce in rimessa laterale. Arriva Ditata, palla giocata per la conclusione dello stesso Ditata, l'ultimo tocco però è di Capitan Rice, palla deviata ancora in rimessa laterale all'altezza dei 10 metri della porta della Meda. Adesso c'è l'ultimo intervento di Ferraro, poi allontana la minaccia a Rice, però pallone troppo facile tra le linee della Med. Ditata lo scarico per l'autore del primo gol, Cerchiari, palla poi allontanata ancora in rimessa laterale effettuata da Cicciotti, pallone in profondità dove c'è Messina, fermato ancora da Sanna che chiedeva il tocco dell'avversario come ultima soluzione. Non è così secondo la direttrice di gara, si ripartirà ancora con la rimessa laterale già effettuata verso Capitan Cerchiari, Ditata ancora per il numero 6 Cicciotti, poi viene fermato ancora Capitan Cerchiari, Ditata posso palla per l'Istori di Roma 3Z, ancora Ditata palla dalla parte opposta, non riesce ad intervenire sul pallone Tronci,
ancora Tronci, uno contro uno, gli va via il diretto avversario, lo disturba ma soprattutto non gli dà la possibilità di andare alla conclusione in maniera pulita, lo spinge verso la zona d'angolo, ottiene il massimo il numero 16 Cicciotti. Calcio d'angolo battuto da Di Tatta, il pallone al volo, poi Ferraro può mettere in movimento a Rice, a Rice viene anticipato ancora da Messina. Calcio d'angolo, la conclusione ancora di Arrais, ribattuta Sanna sul punto di battuta, ancora per Arrais, il destro colpisce, se non ho visto male, proprio Zerrenato, salvando così da una possibile palla pericolosa la formazione avversaria. Adesso c'è la conclusione di Di Tatta, c'è l'opposizione ancora di Ferraro. Palla messa fuori, Messina, lo scarico ancora Cicciotti, Di Tatta che controlla, palla ancora in diagonale saltando la prima linea formata da Zerrenato e da Anselmo Sanna, palla tra le linee centrale dove ovviamente possono arrivare pericoli per la difesa della Mediterranea. 9 minuti 10 secondi sul cronometro da giocare in questo primo tempo, adesso fuori a Rice, dentro ancora Raffigna, Sanna all'indietro per Ferraro, pallone giocato in profondità dove Zerrenato non riesce ad intervenire con il pallone controllato dall'estremo difensore Abbo che termina in rimessa dal fondo dentro l'altro 2002 Jacoponi, Giubilei. Cerchiari, la sterzata, pallone all'indietro ancora per il numero 5 Filipponi, contro il Filipponi, lo scarico ancora per Cerchiari, Filipponi posizione centrale, c'è il contatto tra Zerrenato e Giubilei, sicuramente prendendo posizione. Discussioni, non ho voluto parlare perché c'era una discussione tra Zerrenato e il capitano Maurizio Cerchiari, molto, molto serena, molto tranquilla dopo lo scontro di gioco, e lo stesso numero 2 Jacopo Giubilei che dovrebbe andare alla conclusione, classe 2002, fisico prestante. Parte Giubilei con il destro, tre uomini in barriera, la risposta di Ferraro che poi rimane a terra. Già pronto a bordo campo il fisioterapista Beppe Cossu. Lunghissima carriera per il mago del muscolo che quest'anno è approdato in casa mediterranea, tanta esperienza con il calcio a 11. Sia inizialmente con la Palma, società storica
Cagliaritana, ma anche col Cagliari Calcio, per passare nel futsal col Cagliari Calcio a 5, non ultima la Mediterranea, una lunga carriera per uno dei fisioterapisti, massaggiatori più apprezzati nel panorama isolano. Adesso lancio lungo, Fois cerca di addomesticare il pallone col petto, ci riesce ma non riesce poi a mantenerne il possesso. Oggi ha recuperato dalla formazione ospite la sfera. Adesso Filipponi, palla tra le linee, c'è il pressing di Rafinha, palla dalla parte opposta, non ci può arrivare Cerchiari per il tocco sbagliato da parte del numero 5 Dario Filipponi. Adesso Rafinha aspetta azzerenato la palla, cerca addirittura il tunnel con la suola Filipponi, pallone gestito ancora da Rafinha. Filipponi, Casu per Rafinha, ancora Rafinha davanti alla propria porta, c'è la finta di Fois. Lancio lungo, azzerenato, la domestica, la mette giù, ancora Casu, cerca e trova Rafinha. Rafinha parte lui, palla al piede, poi vince il primo contrasto, perde il secondo con capitan Cerchiari, palla giocata dallo stesso Rafinha, rimessa laterale già effettuata. Adesso Fois, Casu per Rafinha, uno contro uno, prova allo spunto, c'è poi il fallo di Rafinha. È il quarto fallo. Si riparte. Ancora l'Isto di Roma in posto palla, palla giocata dentro, pallonetto giocato verso il numero 4 Cerchiari. Cliente scomodo, Zerrenato per l'Isto di Roma, giocatore molto fisico. Giocatore che per tanti anni ha giocato ai massimi livelli. Adesso Rafinha, il controllo, la sterzata di Rafinha, c'è il dribbling, ancora Zerrenato di tacco per Rafinha col sinistro, incrocia Rafinha con il pallone che termina sul fondo. Biasini all'indietro, ancora la palla dentro per Messina, c'è il pressing di Casu, poi Messina da terra colpisce ancora il pallone, Zerrenato. Occhiataccia di Zerrenato, additata, adesso il pallonetto, palla messa all'indietro dove c'è lo stesso Zerrenato. Adesso a Rice, pallone lungo dalla parte opposta dove non c'era Simone Casu ma non c'era neanche nessun compagno di squadra, palla che scivola così in rimessa laterale già effettuata, c'è il pressing di Casu che porta i suoi frutti, poi la finta di Tatta permette ad Abbo di recuperare il pallone, il rilancio lungo adesso a Rice, cerca lui il pallone che poi arriva all'interno dell'area di rigore, all'interno del verniciato dove si distende Ferraro in tuffo, recupera la sfera, apete subito in movimento Casu, ancora posso palla per la Med con capitana Rice, la sterzata controllato dall'altro numero 10, vale a dire Biasini, però sbaglia a Rice il pallone giocato in profondità, poi arriva Ferraro, palla che si incastra tra le gambe del numero 1 della Med che poi chiede scusa al compagno di squadra, vale a dire a Zerrenato per la rimessa sbagliata con le mani. Posso palla ancora per la formazione ospite che conduce sempre per 2-1. Dittata con l'attacco su Zerrenato, palla che termina in rimessa laterale, 5 minuti 24 secondi al termine di questo primo tempo, sempre in vantaggio
Listoni Roma 3-0 per 2-1. Adesso a Rice all'indietro per Ferraro, Ferraro pallone centrale per Zerrenato che prova a controllarlo, viene disturbato da Dittata, c'è il calcio di punizione, c'è il fallo procurato dal numero 37 in maglia rossa. Si porta sul pallone Zerrenato, poi si allontana, rimane il numero 10 a Rice per il calcio di punizione. Ma si riavvicina anche Zerrenato, bisogna capire chi andrà a calciare dei due. Parte a Rice, la finta, Zerrenato con la destra, pallone ribattuto, arriva Lai, pallone giocato per Raffinia, troppo largo, palla che termina così in rimessa laterale, fuori Zerrenato e Raffinia, dentro il numero 3 Caso e il numero 20 Versace. Adesso palla dentro, Casu si perde l'uomo e c'è il gol con l'esterno e la doppietta per Cerchiari. Ancora un gol saltando la prima linea in diagonale con Ferraro che esce alla disperata quasi al limite della propria area di rigore. Cerchiari molto bravo in questa occasione con l'esterno destro di prima intenzione a mandare il pallone sul palo lungo, firmando la rete del 3-1 per la History Roma 3-0. Ancora Ferraro, il rilancio profondo non arriva a destinazione, Filipponi l'imbucata, c'è il pressing di Versace, l'ultimo tocco è del numero 20. Ancora lo stesso taglio, ancora un'imbucata, ancora con l'uomo che parte dietro le spalle, questa volta del numero 3 Casu. Filipponi, palla giocata dentro l'area di rigore dove arriva Ferraro che però non riesce a bloccare. Ancora la conclusione di Cerchiari che colpisce l'incrocio dei pali. Adesso Sanna sbaglia il primo controllo, quella che termina ancora in rimessa laterale, pallone giocato da Sanna sbagliato, Filipponi, ancora Filipponi con la suola, il controllo poi per Cerchiari, Carlettino, ancora posto palla per Listori che mantiene molto bene la gestione del pallone. Adesso palla dentro ancora per Messina che si gira molto bene, affrontato e fermato da Sanna che poi però perde il pallone, ancora la conclusione di Messina, ribattuta, adesso Versace, là il controllo, pallone lì dalla parte opposta per Rice, la finta di Rice, ancora per Lai, Sanna di prima intenzione, il tocco di Versace non c'è, secondo il direttore di gara il tocco dell'avversario su Versace, si ripartirà. La rimessa laterale affidata ancora alla Mediterranea. Già effettuata dallo stesso Versace. Adesso Raffinia. Si accentra Raffinia, cerca lo spazio per andare alla conclusione. Lo fa, lo ottiene con la sinistra. Poi c'è il ripiegamento difensivo del numero 11, Carlettino, che spedisce ancora. Rimessa laterale vicino all'area di rigore della History Roma, c'è la conclusione di Sanna e poi c'è il time out chiesto dal tecnico Simone Zaccardi.
mentre è arrivata anche la munizione, se non ho visto male, per Zerrenato, perché è entrato prima del tempo al posto di Versace. Adesso Biasini, ancora palla in profondità, c'è la conclusione con Ferraro che in due tempi blocca il pallone. Porru non riesce ad uscire, palla al piede, Sanna, pallone calciato dalla parte opposta, intercettato da Luca Pirrocco, ancora in rimessa laterale, questa volta per Rafinha, pallone che arriva a destinazione, ancora Sanna, Rafinha, pallone dentro per Zerrenato, anticipato, marcato da vicino dal numero 28 di Tata, è quasi sempre raddoppiato. Sanna per Rafinha, ancora Rafinha, il controllo del pallone, palla centrale dove di Tata arriva prima di Zerrenato, palla adesso dalla parte opposta dove c'è Pirrocco che non riesce ad agganciare. Ancora palla giocata in parallelo da Sanna per Zerrenato, che però aveva effettuato un contromovimento rientrando verso il centro del campo di Tata. Biasini, adesso il tocco di Cicciotti, ancora per Biasini, c'è il fallo di Rafinha ed è il quinto fallo commesso dalla Mediterranea. Mediterranea che dovrà stare attenta naturalmente a non commettere altri falli in questi 2 minuti e 12 secondi. Adesso Rafinha, Zerrenato, ancora per Rafinha, il controllo, il destro, e c'è il gol del momentaneo 3-2 per la Mediterranea con Rafinha. L'assist di Zerrenato per il connazionale, arriva il gol di Rafinha, Mediterranea 2, History Roma 3-3. Ancora posto palla per la formazione ospite di Tata, palla giocata dove c'è però l'intervento di Sanna, poi arriva Ferraro in scivolata. Ancora c'è il contatto con il giallo per il numero 10 Biasini. Sanna, Rafinha, il controllo, ancora Rafinha all'indietro per Ferraro, contro il movimento di Porru che poi va a ricevere dalla parte opposta, si apre uno spiraglio, invece Porru tenta il dribbling, palla giocata ancora per Sanna all'indietro dove c'è Rafinha, doppio passo di Rafinha, ancora Rafinha, cerca il destro, la conclusione con la deviazione non proprio stilisticamente perfetta da parte di Abbo, c'era il tap-in tentato da Sanna con il pallone che però è terminato sul fondo. Si riparte ancora Filipponi, adesso Cerchiari per Filipponi, sempre Filipponi, palla dentro, c'è Rafinha che chiude molto bene in fase difensiva, adesso Porru, Sanna per Rafinha, il lancio lungo per Porru, arriva all'estremo difensore Abbo,
che fa scivolare il pallone, rimessa dal fondo, si riparte, ultimi 45 secondi di questa sfida per il primo tempo, naturalmente palla dentro, ancora con l'attacco, allontana Porru la giocata con la con l'attacco da parte di Messina. Adesso lancio lungo, di testa viene allontanato, poi Casu non aggancia, ma c'è l'ultimo tocco di Filipponi. Ancora pallone giocato dentro da Fois per Porru, poi pallone corto, Casu fa carambolare la sfera sul corpo di Messina con il pallone che termina in rimessa laterale. Adesso Rafinha per Fois, ma Fois era partito in profondità, tanti errori in questa fase di gioco. Cerchiari il controllo, posto palla ancora per la History Roma con Filipponi, si accentra Filipponi, può giocarla dentro, lo fa verso Messina che viene raddoppiato e fermato al suo Porru dalla parte opposta verso Fois. Mancano due secondi, ancora Fois con la destro, pallone che termina sul fondo e terminano anche i primi 20 minuti di questa sfida valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B, girone E, dal palazzetto di Sestu. Per adesso è tutto, andiamo al riposo con il vantaggio dell'History Roma 3-0 con il parziale di 3-2. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo, in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivie Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Bentornati sempre in diretta con Directa Sport dalla Paladante di Sestu per questi secondi 20 minuti della sfida valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B, girone tra la Mediterranea Cagliari e l'History Roma 3-0, 3-2 il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco per la formazione ospite. Adesso Zerrenato spizza il pallone giocato da Rafinha, diamo subito un'occhiata alle formazioni, ricordiamolo che dirigono l'incontro le signore, la terna è tutta alla femminile quest'oggi, le signore Zavanelli Valentina della sezione di Parma, De Giorgi Olga della sezione di Modena e la signora Orgiu Serena della sezione di Cagliari. Mediterranea che parte con Ferraro tra i pali con la maglia numero 1, con la maglia numero 3 Casu, con la maglia numero 13 Rafinha, con la 22 Porru, con la maglia numero 37 Zerrenato. Risponde l'History Roma che parte ancora con Abbo con la maglia numero 24 tra i pali, con la maglia numero 28 a controllare Zerrenato, il
Davide Dittata, appunto, con la maglia numero 28, con la maglia numero 16 Cicciotti, con la maglia numero 4 Capitan Cerchiari, e con la maglia numero 29 Messina. Questo è il quintetto riproposto dalla questo è il quintetto dell'Isto di Roma, del tecnico Simone Zaccardi. Quello che vi ho detto in precedenza naturalmente era il quintetto della Mediterranea di mister Eder Ruffine. Zerrenato controlla la sfera, la serve all'indietro, ancora per Raffini, ancora Raffini dentro per Zerrenato, spara la porta, c'è il rimorchio di Porru. Pallone che termina in rimessa laterale già effettuata, Messina con il petto la mette giù, arriva Porru, ma poi c'è l'anticipo di Casu che viene fermato dalla numero 16 Cicciotti. Ancora Raffigna, Porru, Raffigna, pallone per Zerrenato di prima intenzione, ancora per il connazionale Raffigna, il suo Casu, palla giocata dentro, Zerrenato, il controllo, la domestica molto bene, la protegge, serve ancora Raffigna a posizione centrale, c'è lo scarico, Raffigna sposta il diretto avversario. Raffigna per Porru, lo scarico all'indietro per Casu, ancora Zerrenato, pallone di Raffigna per Casu che poi mantiene il sua palla, c'è l'intervento deciso di Messina. Non si capisce. Fallo quindi in favore, ma in favore della Mediterranea. Finalmente non si capisce perché il pallone è stato sistemato, la rincorsa di Raffigna. Un uomo in barriera, a parte Raffigna, parte col destro, la piazza questa volta, palla deviata ancora da Cerchiari. Raffigna con la destro, controlla, suola per spostare il pallone, per liberare il sinistro. Ancora palla deviata in calcio d'angolo, lo stesso Casu, contro movimento all'interno della rigore, palla che passa, Zerrenato non riesce a deviare, c'è la deviazione di Dittata in rimessa laterale dalla parte opposta del campo. Ancora Raffigna, pallone calciato forte in mezzo dove c'è Zerrenato che non però può ricevere il pallone per l'opposizione del numero 16 Cicciotti. Ancora deviazione in rimessa laterale, adesso Raffigna, palla dentro, Zerrenato per Raffigna, c'è il contatto, poi è Porru che va a recuperare il pallone, c'è il fallo probabilmente su Porru, ma non è stato fischiato neanche quello precedente, probabilmente più evidente, di Raffigna sul diretto avversario. Si rialza Cerchiari, chiede il cambio. Zoppica vistosamente dentro il numero 10 Tiziano Biasini.
Adesso palla che Zerrenato restituirà alla formazione avversaria. Ancora posso palla, palla intercettata da Porru, c'è libero Zerrenato, Porru prova a servirlo, non ci riesce, poi viene fermato, c'è la ripartenza. Messina allarga per il numero 10 Biasini, pallone troppo lungo, si può ripartire ancora con Rafinha per Zerrenato, protegge il pallone Zerrenato, prova a girarsi, lo scarico per Rafinha, ma c'è l'intervento con il pallone che rimane là, Ferraro perde il contrasto, c'è il gol di Filipponi. Adesso fuori Zerrenato e Porru dentro a Rais e Foyis. C'è il gol del 4-2 con Filipponi. Grossolano errore in fase di postazione da parte della Med, sia Zerrenato che comunque gli altri componenti, perché nessuno ha dato una copertura preventiva, anche perché Rafinha era partito in profondità. Adesso con l'attacco poi Abbo, arriva Rafinha, è lui che cerca di controllare il pallone ma se lo fa soffiare da Messina, poi c'è il grande intervento di Ferraro, un'altra ingenuità da parte questa volta di Rafinha. Girandola di cambi, fuori Casu, Rafinha, dentro Sannellai. Adesso palla giocata lì e la mette sotto l'incrocio dei pali dalla parte opposta con un gran gol, il numero 10 Biasini, per il 5-2 in favore dell'Istori, anzi non è Biasini ma il numero 11 Carlettino. Partita malissimo la ripresa da formazione padrona di casa. Adesso Foyis all'indietro per Sanna dalla parte opposta, adesso Lai cerca il dribbling, c'è il contatto non fischiato dal direttore di gara, si riparte ancora con Sanna. Foyis contro un movimento di Sanna che poi va a giocare il pallone per Rais, ancora Rais all'indietro, c'è il pressing sempre più alto della Istori, adesso Foyis, pallone giocato per Rais, la sterzata ancora Lai, uno contro uno, pallone dentro per Sanna, pallone di ritorno che passa tra le gambe di Filipponi ma termina dalla parte opposta del campo. La messa in gioco già effettuata, adesso ancora pallone tra le linee, Sanna per Rais, lo scarico ancora Lai, Sanna dalla parte opposta, pallone calciato però con troppa forza ma soprattutto troppo alto per poterlo controllare. Cicciotti all'indietro per l'autore dell'ultimo gol, Carlettino, ancora Cicciotti, gestione del pallone ottima per l'Istori Roma. Ancora Carlettino, la pisata con la conclusione, il salvataggio di Foyis in scivolata su Filipponi, adesso pallone dentro per Lai, arriva anche Foyis con la sinistra, calcia sul primo palo, non c'è il tocco. C'è invece il tocco non chiarissimo, ve lo posso garantire,
il linguaggio del corpo, soprattutto dei direttori di gara. Adesso Sanna, pallone dentro che rimane là, c'è il contatto. Fois non riesce ad intervenire, poi là è lui che sporca la traiettoria del pallone. Messa in gioco effettuata, c'è la conclusione intercettata da Sanna all'altezza del secondo palo, poi a Rice, pallone giocato dalla parte opposta per Fois che non però riesce nel controllo. Adesso Sanna in anticipo a Rice, uno contro uno, a Rice cerca e trova Laig, cerca dalla parte opposta, una giocata comunque complicata. Lai tenta il dribbling, viene fermato da Cerchiari. Ancora in rimessa laterale, già effettuata dallo stesso Lai per Rice, lo scarico Sanna, il giro palla, Lai fermato ancora da Ditata, arriva Ferraro. Adesso a Rice, lancio lungo, è sbagliato anche l'imbucata del capitano della Med. Cerchiari, palla in profondità dove arriva Sanna in anticipo sul numero 2 Jubilei. Poi Ditata fa scivolare il pallone in rimossa dalla rimessa laterale, mentre si sta scaldando anche il secondo portiere dell'History Roma. Adesso Sanna ancora di testa, rimessa laterale già effettuata, adesso palla in parallela dove c'è la girata di Jubilei che incrocia molto bene, incrocia molto bene Jubilei per il gol del 6-2. Pallone che passa tra le gambe di Rice, ma soprattutto in diagonale sul palo lungo dove Ferraro non può intervenire. Subito il portiere in movimento, 6-2 il parziale, dentro a Rice al posto di Ferraro. Adesso giro palla per la Med, ancora a caso all'indietro dove c'è Sanna, giro palla però troppo lento per cercare di provare ad aprire qualche varco nella difesa dell'Istoria. Adesso caso di prima intenzione, il primo intervento del nuovo entrato, vale a dire il numero 12 Costantini. Sempre a Rice, palla dalla parte opposta, Rafinha non trova lo spazio. Adesso Rafinha, c'è il pressing, palla rubata, Rice è lontano dalla porta, calcia il numero 6 di Paolo con il pallone che però termina in rimessa laterale. Ferraro con le mani lascia il posto ad Arraiz, ancora Zerrenato, arriva Rafinha. Casu Rafinha di prima intenzione per Sanna. Adesso Rafinha protegge il pallone, lo scarico per Arraiz, giro palla ancora. Sanna verso Arraiz, può provare l'imbucata in diagonale per Zerrenato, la effettua, palla intercettata. Rafinha dalla distanza, ribattuta la conclusione del numero 13 della Med. Adesso Sanna,
c'è il pressing alto della, dell'Istori. Casu pallanina parallela, Zerrenato la protegge, ancora all'indietro per Rafinha, deve indietreggiare di nuovo la Istori, c'è l'intervento in fase difensiva da parte di Messina. Ancora giro palla per la Med con Rafinha che libera il destro, ribattuta, arriva Casu. Adesso Zerrenato. Sbaglia Rafinha, deve uscire a Rice. Palla intercettata da Sanna. Fuori Ferraro, dentro subito a Rice, passano i secondi ma è troppo lento il giropalla della Mediterranea che non riesce a dare una pressione forte all'Istori Roma, sono potuto a metterla in difficoltà. Adesso Zerrenato si libera per provare il destro, non lo effettua. Ancora Rice, sale un po' la pressione dell'Istori. Sanna, giropalla per Rafinha, ancora Rafinha dalla parte opposta dove c'è Rice. La sterzata di Rafinha, pallone che rimane là, c'è il tocco e poi c'è il fallo di Casu. Fuori Sanna, dentro Porru. Fuori Zerrenato. Dentro Fois, cambia almeno due interpreti del quintetto il tecnico del Rufina. Adesso c'è l'intervento con il posto palla, gestito malissimo però da Porro e dal numero 2 Tronci. Con la posto palla per l'Istori. Pallone morbido. Secondo fallo commesso dalla Med, adesso riparte ancora l'Istori. Pallone che ha superato la linea della rimessa laterale mentre sono tanti cambi. Sembra una partita di football americano dove entrano gli attaccanti da una parte e la difesa nell'altra formazione. Adesso dentro Zerrenato, a Rice, Rafinha nella Med per cercare di accorciare almeno le distanze. Ancora Rice. Zerrenato, Rafinha dalla parte opposta, di prima intenzione Casu ma sbaglia il tocco. Ancora posto palla, rientra Ferraro in porta. Gestisce molto bene il pallone la formazione ospite. Adesso c'è l'intervento, Zerrenato recupera il tocco, adesso Casu deve cercare di proteggere il pallone, ci riesce molto bene, ancora Casu, Rafinha di prima intenzione, Zerrenato. C'è lo scarico, adesso lancio lungo. Gioco ancora fermo. Palla giocata ancora dall'Istori, c'è il pressing di Zerrenato, uno contro uno, palla centrale, esce molto bene ancora,
Cerchiari, poi c'è il pallonetto, Sanna non arriva sul pallone, la girata di Cerchiari trova l'opposizione ancora di Ferraro. Movimento il pallonetto, pallone lungo con la conclusione ancora del numero 11 Carlettino, conclusione precisa, deviata ancora da Ferraro, non riesce a mantenere il posto palla a Casu. Non riesce soprattutto ad uscire, palla al piede della Mediterranea, adesso arriva il time out chiesto dal tecnico ed è Ruffine. Sanna rimette subito in movimento Casu, adesso a Rice la finta, palla per Zerrenato, ancora Sanna per Casu, riceve ancora Sanna, posizione centrale, c'è l'errore di Casu in fase di impostazione, cambi con Rice, Zerrenato e Sanna fuori, giocatori un po' più rapidi per il pressing. Adesso pallonetto, c'è il tocco morbido con il gran gol del numero 29 Messina, questa è una gran giocata, partito alle spalle del diretto avversario, vale a dire Porru, c'è il gol con il tocco morbido che scavalca Ferraro per il 7-2. Adesso c'è l'errore di Zerrenato, ancora History in posto palla, arriva giusto giusto perché non poteva toccare la palla il portiere, arriva il compagno di squadra a salvarlo sul tocco all'indietro. Adesso Carlettino all'indietro, lo stesso Carlettino di prima intenzione, c'è il pressing di Porru con il pallone recuperato da Costantini. Adesso Carlettino in profondità, palla deviata, la chiama Ferraro con le mani, la recupera. La gioca verso il numero 2 Tronci, controllo non preciso del giocatore in forza alla Mediterranea, viene fermato ancora in rimessa laterale. Sanna per Rice, c'è Versace. Ancora le finte di Rice, lo scarico. Giro palla per la Med, palla ancora dentro di Casu per Tronci, pallone lungo, la combinano un pasticcio i giocatori della Mediterranea con il cambio con Ferraro che non
entra in campo, porta sguarnita, c'è il palo colpito dall'History. Ancora Ferraro in presa a terra, gioca per Casu. Adesso lancio lungo dove Versace aggancia molto bene il pallone, poi c'è la conclusione di Versace che però non inquadra la porta. Adesso Casu viene saltato, c'è Foyce, viene saltato anche Foyce, c'è il recupero ancora di Casu che mantiene il posto palla. Ferraro lancio lungo, ma troppo lungo. Ancora posto palla, addirittura dentro l'area di rigore, poi c'è il tunnel tentato da Cerchiari. Rilancio lungo con le mani, c'è l'intervento di testa, può ripartire Tronci cerca e trova Foyce, ancora Foyce, primo controllo, poi sul secondo se l'allunga, viene fermato dentro Messina. È il numero 5 Filipponi. Versace sbaglia il controllo, Casu, c'è la conclusione a porta vuota. Errori anche un po' tecnici in alcuni casi da parte della Meda. Adesso c'è la conclusione di Tronci, palla bloccata ancora dall'estremo difensore, la finta di Messina che poi va in profondità. Ancora Messina, il dribbling su Casu, non c'è il fallo. Messina adesso tocco dentro con il pallonetto tentato dal numero 5 Filipponi. Palla che termina oltre la traversa, si riparte ancora con la Med in possesso palla. Arraiz cerca e trova Versace, ancora il capitano della Med. Palla per Rafinha dalla parte opposta, ancora per Versace, il controllo col petto, non prova la conclusione. Adesso di tacco a Rice, palla sul secondo palo, viene ancora anticipato Tronci. Palla che gira, adesso l'imbucata di Versace, deviata ancora in rimessa laterale, lo stesso Versace sul punto di battuta, all'indietro verso Sanna. Rafinha, la palla giocata in diagonale dove stava arrivando a Rice, il controllo di Versace. Adesso Rafinha, Tronci viene fermato, ancora posto palla per l'History, il pallonetto controllato da Sanna. Minuti 32 secondi al termine di questa sfida che vede nettamente in vantaggio l'History Roma 3-0 per 7-2. Adesso c'è il pressing alto della Med, c'è il fallo di Sanna, già battuto l'intervento di Tronci. Carlettino, pallone tra le linee dove arriva Cicciotti, ancora possesso palla per l'History.
Cicciotti dalla parte opposta per Capitan Cerchiari, che prova a rimettere il pallone al centro. Palla però calciata male. Si parte ancora la Med, pallone in diagonale di Raffigna, dove Versace però non riesce ad intervenire. Ancora Raffigna, Tronci, pallone messo fuori ancora verso lo stesso Raffigna dalla parte opposta per Arrais, il controllo, la finta di Arrais, palla che passa ancora per il centro dove c'è Sanna, palla di prima intenzione per Arrais che viene fermato, poi arriva Raffigna, vince lui il contrasto. Palla calciata verso la porta, difesa da Costantini che dice di no. Ancora la conclusione del numero 13 in maglia rossa. Adesso Arrais, controllo il passaggio di Versace. Sanna per Raffigna, caso di prima intenzione, pallone che rimane là, viene allontanato ancora da Cicciotti. Passa palla per la Med, 3 minuti, 5 secondi ancora da giocare. Adesso Versace per Casu che con la testa la rimette verso Versace, tocco di prima intenzione per Arrais. Messa laterale già effettuata, ancora la conclusione di Cerchiari che ha dato un'occhiata a Ferraro prima di calciare. Adesso rilancio lungo, manca ancora Ferraro tra i pali per l'ingresso di Arrais come quinto di movimento. Adesso Casu, intervento su Messina, non è falloso secondo il direttore di gara. Arrais per Porru. Versace per Casu, Versace che ha cambiato lato. Adesso Raffigna a caso di prima intenzione, pallone però messo all'interno dell'area di rigore, non all'indietro per il rimorchio di Arrais, ma sul secondo palo dove però Porru non è arrivato. Ancora Arrais. Porru sempre fuori per Raffigna, lo scarico verso Versace in prima intenzione, Casu, pallone adesso al rimorchio, poi Raffigna viene servito, prova il sinistro, palla ancora ribattuta, poi Versace in pressing, Messina non viene fermato, c'è l'intervento di Raffigna, ancora Raffigna con la destro, la parata di Costantini, ancora Raffigna, l'ultimo tocco il suo. E c'è il time out chiesto dal tecnico Simone Zaccardi. Giallo anche per Ferraro,
la Med ha preso più gialli durante i time out che in situazioni di gioco. Ancora Filipponi, posso palla con la giocata di Costantini. Che elude l'intervento di un giocatore della Med, addirittura suolando il pallone sul pressing. Adesso c'è il fallo anche di Rafinha. Dentro anche il secondo portiere, per la Med, ma subito richiamato fuori per sfruttare questo ultimo minuto. Secondo portiere che do Roberto Di Salvo. Ancora posso palla per la Med, si gira Fois, ma troppo lenta la sterzata dell'ex giocatore dell'Atena Oristano e del Città di Sestu. Ancora Sanna, 30 secondi al termine. Casu, Versace dalla parte opposta, ancora per Sanna, la finta di Versace per Rice, il destro, c'è la parata del primo difensore Luca Costantini. Ottimo l'intervento. Adesso c'è il gol dalla distanza ancora di Carlettino, palla che non era uscita in rimessa laterale. Raisa con la destra, palla che sfiora il palo. Mancano 5 secondi, dentro ancora Di Salvo. Carlettino, palla dentro, ancora due volte su Sanna. Termina qui l'incontro, parevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B, girone E di futsal, dalla Paladante di Sestu e tutto. Mediterranea che esce sconfitta in casa per 8-2 contro la History Roma 3Z, sconfitta pesante per i ragazzi di Eder Rufine. Altri 3 punti in classifica invece per i ragazzi di Simone Zaccardi. Noi chiudiamo qui la diretta dalla Paladante di Sestu. Da Alessandro Carta un ringraziamento, e un ringraziamento particolare va ad Andrea Farris per le immagini e la parte tecnica per questa diretta. Io naturalmente vi do appuntamento poi in settimana, perché noi subito dopo la chiusura della diretta faremo le interviste da bordo campo. Ancora un ringraziamento a tutti gli amici di Directa Sport e un saluto da Alessandro Carta.